E ora parliamo di oncologia pediatrica. Lo facciamo con la dottoressa Chiara Segre, che è responsabile della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Benvenuta, dottoressa Segre. Grazie Gloria e benvenuti anche da parte mia, sono molto contenta. Dottoressa Segre, intanto quali sono i numeri di queste patologie e perché è importante continuare a sostenere la ricerca? L'oncologia pediatrica rappresenta un problema. Nel mondo ogni anno sono 250.000 le nuove diagnosi di tumore nei bambini e negli adolescenti e solo in Italia, nel nostro paese, ogni anno sono circa 1.400 nella fascia di età dagli 0 ai 14 anni, quindi nell'infanzia, e 800 nella fascia dell'adolescenza, tra i 15 e i 19 anni. E si tratta della prima causa di morte per malattia, appunto, in queste fasce di età. Ed è ovviamente poi comunque una malattia che travolge non solo il paziente, ma anche la famiglia e tutti coloro che gli stanno intorno. Ma la ricerca ha fatto grandi passi avanti. Consideriamo solo che negli anni 70 la sopravvivenza media per un tumore pediatrico era del 30%, adesso è dell'80%. Alcune forme tumorali, come alcune leucemie, supera di gran lunga il 90%. E la cosa altrettanto positiva è che una volta superata la malattia, questi bambini hanno poi un'aspettativa di vita e una qualità della vita da adulti, diciamo, comparabile a coloro che non hanno mai avuto una malattia. E tutto questo grazie alla ricerca. Il professor Veronesi diceva sempre che la medicina è come una torta e la ricerca ne è il lievito. Senza ricerca, ovviamente, anche la torta, cioè la cura, la terapia, la diagnosi, non può riuscire bene. Quindi è fondamentale, naturalmente, continuare a sostenere la ricerca scientifica anche in questo campo. In particolare in questo periodo, visto che ci stiamo avvicinando al Natale, c'è un'iniziativa solidale di Fondazione Umberto Veronesi. Di che cosa si tratta e quali progetti andrà a sostenere nello specifico? Sì, come ogni Natale noi abbiamo questo prodotto solidale che è un panettone, poi magari ne parleremo un po' più approfonditamente, che sostiene due grosse progettualità nell'ambito dell'oncologia pediatrica, due progetti di ricerca, anzi, per essere più preciso, un progetto di ricerca e cura e un vero e proprio protocollo di cura. Adesso ve li descrivo brevemente. Il primo si chiama Palm Research Project, è un progetto di ricerca internazionale che però è coordinato dall'ospedale Bambin Gesù di Roma e ha l'obiettivo di trovare, proprio mettere a punto delle nuove cure per la leucemia mieloide acuta del bambino, che in Italia colpisce circa 70 bambini tra gli, e ragazzi tra gli 0 e i 18 anni. È una leucemia su cui negli ultimi 10 anni si sono fatti grandissimi progressi in termini di sopravvivenza. Si sono guadagnati 10 punti percentuali in solo 10 anni, sempre per parlare, no, dell'importanza della ricerca. Ma esiste un sottotipo di pazienti che hanno una forma più aggressiva, definita ad alto rischio, che rispondono meno alle terapie e che spesso hanno ricadute. E in questo caso poi se si hanno delle ricadute, la probabilità di sopravvivenza decade molto. Quindi si vuole mettere a punto attraverso questo progetto nuovi metodi di diagnosi precoce e di stratificazione, ma soprattutto una nuova cura, usando delle cellule del sistema immunitario, le cosiddette natural killer, che vengono ingegnerizzate, modificate per essere in grado di nuovo di riconoscere il tumore e quindi quando vengono reintrodotte nel paziente, proprio come dei poliziotti, vanno a cercare a stanare le cellule maligne. Il secondo progetto è un protocollo di cura, cioè un vero e proprio appunto, trattamento terapeutico per il medulloblastoma, che è un tumore cerebrale che si localizza nel cervelletto, cioè la zona che abbiamo qua dietro e che è deputata al controllo del movimento. Sono tumori che si originano già in fase embrionale e infatti si manifestano proprio nei primissimi anni di vita, anche nei primi 3 anni di vita. Con questo protocollo, che è coordinato sempre dall'ospedale Bambin Gesù, ma coinvolto 9 centri oncologici pediatrici in tutta Italia, da nord a sud, si vuole andare a valutare
lo stato neurocognitivo del bambino che viene operato per questo tipo di tumore a 2 anni dall'intervento chirurgico e andare poi a ottimizzare sia la chirurgia che la chemioterapia laddove necessaria per garantire al bambino poi un'ottima qualità della vita e insomma delle capacità neurocognitive che non siano danneggiate o comunque inficiate dal percorso di cura. Quindi queste sono le due progettualità, una sulla leucemia mieloide acuta pediatrica e una sul medulloblastoma pediatrico. C'è qualcosa che ognuno di noi può fare per dare il proprio contributo e sostenere la ricerca scientifica, dottoressa? Ma sì, come accennavamo prima, sicuramente acquistare il nostro panettone solidale per quest'anno, per il Natale del 2023, è un ottimo modo concreto per aiutarci in questa importante attività per rendere i tumori pediatrici sempre più curabili. È un ottimo prodotto, buonissimo panettone che viene consegnato in una bellissima confezione di latta che poi rimane, gentilmente offerta da Ricrea, che è il Consorzio italiano per il riciclo degli imballaggi di alluminio, quindi c'è anche un discorso comunque di riciclo. Si può acquistare sul sito fondazioneveronesi.it.shop, viene appunto spedito comodamente, è buono, quindi addolcisce un po' il nostro Natale e fa benissimo alla ricerca scientifica e ai bambini malati di tumore. Io ringrazio la dottoressa Chiara Segre per essere stata con noi. Vi ricordo appunto per approfondire anche questo argomento, oltre che per prendere e ordinare il panettone solidale fondazioneveronesi.it o per qualsiasi informazione ci si può rivolgere anche qui ad Arezzo alla delegazione aretina di Fondazione Veronesi guidata da Laura Carlini. Grazie dottoressa Segre. Grazie a voi come sempre e a presto. E grazie anche a tutti voi per averci seguito. Spunti e spuntini torna domani, come sempre a partire dalle 13. Vi lascio con gli altri programmi di Teletruria. A domani.